Qualche tempo fa avevo l'esigenza di scaricare i miei video per poter realizzare un reel oppure per fare delle clip, prendere dei pezzettini e mi appoggiavo sempre a servizi online. Mi sono imbattuto in un'applicazione per iOS che si chiama Total File, un'applicazione ovviamente che ha una parte gratuita, quindi si può usare gratuitamente, oppure a pagamento, ma costa veramente pochissimi euro. Ma quello che fa è molto grande e lo vedremo in questa prima panoramica. Purtroppo è solo per iOS e mi dispiace, ma è un'applicazione molto che troverete molto molto utile. Mi raccomando, è un'applicazione che permette di scaricare video, immagini e tutto quello che volete, ma utilizzatela sempre nel rispetto del lavoro e del copyright, ok? Di persone che lavorano ovviamente nella creazione di contenuti. Con questo andiamo a vedere subito la prima panoramica di Total File per iOS. Come di consueto siamo sull'Apple Store. Vediamo che ci sono due Total File. Uno è completamente gratuito, ma ovviamente all'interno delle pubblicità e delle limitazioni. L'altro, che è questo invece, costa solo $4.99, quindi siamo lì con l'euro. Perché è importante, se vi serve, acquistarlo? Perché domani potrebbe essere che cambi e vada ad abbonamento, quindi conviene acquistarlo se vi serve, ok? Se vi serve quello che fa. Quindi andiamo subito a vedere l'applicazione senza perderci in chiacchiere. Ah, vi faccio vedere che non ci sono diciamo acquisti in app, quindi non abbiamo altre sorprese e quindi diciamo che se serve è meglio acquistarla. Apriamo Total File e ci troviamo davanti alla schermata principale. Ecco, io adesso sono nella prima scheda, che è questa. La prima scheda è praticamente tutti i file che io ho, diciamo, in download e classificato nelle varie cartelle e nei vari posti dove ovviamente li metto, e ho ovviamente anche una posizione dove posso andare ad agganciare un cloud. Non posso andare ad agganciare i cloud in questa sezione qua, vedete che non è proprio esiste, però posso andare ad agganciare Dropbox, quindi quando clicco sopra io vado nel mio Dropbox e vado a vedere tutto quello che voglio, quindi una cosa molto interessante. La seconda scheda che abbiamo sono proprio tutti i download che io ho effettuato, e ovviamente posso andare a eliminare, ok, il download. Ecco, eliminando il download non si elimina ovviamente dalle cartelle principali, ok, i file restano lì. Ovviamente qua abbiamo la possibilità di andare a ovviamente cancellare tutti i completati, ok, abbiamo queste quattro opzioncini qua che adesso ve le faccio rivedere, ok, vedete, possiamo rimuovere tutti i completati, annullare ovviamente il trasferimento quando stiamo trasferendo, possiamo cliccare e si annullano, e cancellare tutti i trasferimenti, quindi abbiamo questa opzione, ragazzi, non è che poi alla fine ci vuole un genio per capire. Qua invece interessante abbiamo gli upload. Io infatti, vedete, ho fatto l'upload a Dropbox di un file che avevo bloccato, quindi molto interessante questa applicazione, perché diciamo che abbiamo queste possibilità, ma la possibilità, diciamo, la cosa più bella ovviamente ce l'abbiamo nel browser. Qui invece abbiamo una sorta di cartella virtuale, che le cartelle virtuali non sono altro che le playlist, quindi potete mettere dentro magari dei video, delle canzoni, e potete, vedete qua, riprodurre casualmente o riprodurre, quindi questo serve, quindi non serve più a niente. Nella prima schedina come panoramica abbiamo ovviamente anche qua i tre puntini. I tre puntini, abbiamo queste voci qua che poi le vedremo ovviamente nei video parte. Vedete, abbiamo la selezione multipla, quindi possiamo selezionare ogni elemento che abbiamo scaricato per condividerlo, per cancellarlo. Abbiamo molto carino connettere unità, quindi si può connettere unità esterna. Abbiamo una connessione a un server, cioè possiamo connettere questa applicazione a un altro computer, cioè possiamo andare praticamente a vedere quello che abbiamo su un altro computer. E qua ovviamente poi abbiamo le cose di visualizzazione e di
ordine alfabetico, quello che è. Cliccando su, ovviamente lungo, su una di queste cose che io ho importato, aspettate, questa non è una cartella. Ok, vedete, abbiamo tutte queste opzioni qua, tra cui la cosa carina, abbiamo proprio la conversione. Adesso questo non è un video, vediamo un video, se c'è un video questo, un MP4, e qua sotto, vedete, abbiamo proprio la conversione in audio, quindi molto utile, ok, questa cosa qua. E ragazzi, poi la condivisione, la copiare, comprimi, sposta, eccetera, eccetera, quei comandi che diciamo che abbiamo visto tritato e ritritato. E qua dentro invece abbiamo tutte le mie cartelline, tutti i file dentro la cartella. Ecco, questa è la cartella download che ho sul mio dispositivo, quindi si può agganciare una cartella e poi vedremo come fare un video a parte, perché non voglio fare video lunghi, è meglio fare più corti, così siamo più chiari. Qua invece abbiamo l'ultima parte che vedremo in un altro video, dove possiamo fare tutte queste operazioni, tra cui comprimere anche dei zip. Quindi, ragazzi, questa applicazione è veramente, come dire, direbbe uno bravo, tosta. Sicuramente la parte più interessante la troviamo qua nel browser. Sono andato già sul canale YouTube, il mio canale, perché non voglio scaricare video di nessun genere di altre persone, perché non è giusto che li utilizzi proprio nei miei scopi. Ovviamente ho scaricato il video di Baby Audio per un tutorial solamente per vedermelo io imparare una delle loro plugin. Quindi ci sta a fare questo, ma non divulgare niente di altri, ok? Mi raccomando, rispettiamo il lavoro degli altri. Quindi, che si fa in questo caso? Si sceglie un video, scelgo un video, parte il video. Carissimi amici, E qua sono sotto, tornato dalla dopo un po', banca. vedete, viene fuori questo simboletto. Se voglio scaricarlo, vado sopra e praticamente gli dico dove metterlo. Io adesso lo metterò diciamo, nella cartella principale e vado qua. Vado ovviamente indietro, devo andare qui, vado in download e come per incanto vedrete che questo, ok, è il video che si sta scaricando. Quindi se avete bisogno di riscaricare un vostro video che avete fatto, per non so, fare un reel, fare dei pezzettini, delle clip, qualcosa, qualsiasi del genere, qualsiasi cosa, potete farlo con questa applicazione molto semplice. E questa applicazione, poi andiamo qua e il video ce lo ritroviamo qua. Eccolo qui il video che ci ritroviamo, quindi anche qua possiamo cliccare sopra e andare a fare tutte queste operazioni, ma non solo, possiamo anche aprirlo. Faccio apri e Carissimi amici, il sono video tornato parte. dalla banca. Quindi vedete che poi ho tutti i video miei, quindi posso anche switchare a un altro video che ho caricato. Vado indietro con questa freccetta qua e per ovviamente farlo stoppare lo vado a swipare verso sinistra. Quindi avete visto che interessante questa applicazione qua. Abbiamo l'ultima cosa da vedere, si tratta delle impostazioni. Le impostazioni, diciamo, non c'è nulla, diciamo, da segnalare. Abbiamo la navigazione ovviamente privata, abbiamo la cancellazione dei cookie, la cancellazione della cronologia e abbiamo il ripristina browser, quindi tutte cose che servono o non servono. Ovviamente se avete da cancellare qualcosa potete ovviamente usufruire di queste cose nelle opzioni, ma la cosa bella secondo me è proprio la poter downloadare, ok, i video anche ovviamente a scopo puramente didattico, oppure infatti io li prendo ogni tanto per fare dei reel. Avete visto che interessante questa applicazione? Al di là di tutta la gestione dei file che possiamo ovviamente importare o condividere all'interno di questa applicazione, la cosa bella sicuramente è poter scaricare file multimediali da qualsiasi piattaforma, anche da Facebook. Ho provato e anche da Facebook. Ovviamente, mi raccomando, rispettiamo il lavoro degli altri e il copyright, quindi non facciamone uso di lucro di filmati degli altri. Ma a scopo didattico è una cosa veramente interessante. Uno si scarica un video di un corso e ovviamente poi può farlo anche offline. Con questo non mi resta che invitarvi a scaricare
condividere questo video con i vostri amici se vi fa piacere e se a loro possa interessare un'applicazione del genere. E in ultimo, non meno importante, a voi non costa nulla, ma a noi ovviamente ci dà un sparamento nell'etere, non da meno. Iscrivetevi al canale e se volete potete anche azionare la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in quest'estate, che avranno una frequenza minore, ovviamente ne uscirà forse uno a settimana, perché ovviamente andiamo poi nella settimana di Ferragosto, ma a settembre riprenderemo alla grande. Ci vediamo presto, alla prossima!